Piero De Cristinzi, dunque un sogno che si concretizza, ne abbiamo parlato diffusamente, una sede davvero molto bella, molto importante. Sì, credo una sede di qualità, un sogno che diventa realtà, rincorso per tanto tempo, un'accelerata forte nell'ultimo periodo, in 2 anni l'abbiamo realizzata, oggi tante personalità ai vertici del calcio italiano. Questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti noi e per lo stesso movimento calcistico molisano. Ecco Piero, non so se sei d'accordo, però queste cose, insomma, io te ne do pieno atto, l'ho detto anche pubblicamente nei nostri telegiornali, perché la tua tenacia, la tua forza di volontà, il tuo spirito di abnegazione hanno fatto sì che, insomma, come si dice, chi la dura la vince. Ma ci vuole determinazione, ci vuole passione, bisogna crederci in quello che si fa. Siamo stati molto determinati, ho avuto il sostegno totale da parte della federazione, del presidente Tavecchio, che ha seguito passo passo anche la realizzazione della stessa sede. Mo aspettiamo con ansia il prossimo obiettivo, che è il centro federale, che sarà un altro fiore all'occhiello del calcio molisano, ma dalla stessa regione Molise, patrimonio indispensabile di quello che è il nostro calcio a livello regionale. Una regione piccola ma che ha cuore e che soprattutto, se ci sono le possibilità, ha la possibilità di veramente di fare le cose in grande. Abbiamo fatto qualche minuto fa, proprio abbiamo terminato il consiglio direttivo di Lega all'Hotel San Giorgio, ho voluto ringraziare tutti della Lega dilettanti, sia il consiglio direttivo che era al completo, erano presenti i 20 presidenti delle regioni d'Italia più tutta la componente organizzativa della Lega. Non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto e il loro appoggio, perciò si raggiungono determinati obiettivi, bisogna crederci, come dicevo poco fa, perché sono momenti importanti e sono momenti anche per il futuro di quello che può essere la nostra regione a livello calcistico, ma un segnale anche per quello che può essere il futuro a livello sociale. Presidente, me lo consenti, complimenti. Grazie, grazie anche a voi che ci avete sempre sostenuto con tutte le vostre attività di comunicazione di quello che è il calcio nostro locale.